Ben ritrovati. Riflettevo in questi giorni su un detto che è sulle nostre labbra. Poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Quante volte l'abbiamo sentito e forse quante volte l'abbiamo riferito. Questo detto che peraltro rientra poi anche nel grande discorso della parola di Dio. È un'immagine che non ammette grandi parole, è un'immagine plastica che definisce la sconfitta nella vita. E questa esperienza, prima o dopo, in una situazione o nell'altra, ci capita di viverla lungo i nostri giorni. A volte queste sconfitte sono sconfitte da poco, leggere, a volte invece hanno un peso e una determinazione molto importante e delle conseguenze molto importanti. Ora, di fronte alla sconfitta o alle sconfitte nella vita, ci si dovrebbe fermare un attimo, riflettere, porci gli interrogativi necessari, chiederci con grande sincerità i motivi, le cause, il percorso che hanno portato a questa situazione. Uso il verbo si dovrebbe, perché nella realtà sappiamo che più delle volte non è così, perché nella realtà ciascuno di noi fa una grande fatica a compiere su se stesso un'autocritica giusta, obiettiva, spietata a volte, per capire le ragioni, il percorso, da dove si è partiti e dove si è arrivati. Ma questo purtroppo capita rarissimamente. E allora, capitando rarissimamente, dove pariamo di solito? Ci rifugiamo di solito nelle scuse, nel trovare scusanti. E il ragionamento più corrente che ci capita di compiere è che tutto sommato di fronte a questa sconfitta la colpa vera, profonda, non è nostra. La colpa è della situazione, la colpa è del contesto nel quale si è realizzato questa sconfitta, la colpa è di chi ci sta accanto, che non hanno consigliato, non hanno anticipato, non hanno aiutato, non hanno proposto, non sono intervenuti al momento opportuno. Le scuse le abbiamo a portata di mano in ogni occasione. Allora mi chiedevo e riflettevo su di me prima di tutto, e se può interessare anche su ciascuno di noi, perché non siamo persone che sanno affrontare la realtà, il vivere quotidiano, con un maggior grado di maturità? E perché ci rifugiamo sempre in scuse che ci tolgono apparentemente la responsabilità di ciò che è accaduto? Ecco, io credo che un passo in avanti in questa direzione sia veramente importante per crescere come persone mature, capaci di assumersi le proprie responsabilità e capaci di correggersi in un modo giusto, importante, incisivo, forte. Grazie di avermi ascoltato.